mondo, oggi sono tornata con i top e flop, ma questa volta sono i top e flop di tutto il 2015. Ho riguardato praticamente tutti i miei video dei top e flop, quindi veramente tantissimi video, e ho scelto le cose che più mi sono piaciute in questo 2015. Ovviamente sempre anche questo video in collaborazione con Fabiana, Live is Fashion qui su YouTube, canale e video ovviamente come sempre in descrizione. E cominciamo subito perché le cose sono tantissime. Partendo dai vestiti, la cosa che ho indossato di più in questo 2015 sono questi maglioncioni giganteschi, ad esempio questo o tutti quelli di H&M che vi ho fatto sempre vedere. Ma quelli ci sono anche i leggings neri, molto molto semplici e super comodi, io adoro i leggings. Mentre i due top per quest'estate sono stati questa canottierina qua con tutti questi fiori e con le punte in fondo di H&M, e questi pantaloncini qua sempre di H&M, strabellini così a righe blu, mi piacciono tantissimo. Passando alle scarpe, sia per questo sia per lo scorso inverno ho utilizzato tantissimo gli UGG, questi qua neri con il diamantino qua in parte, super carini, e mi piacciono tantissimo questi qua, più questi che quelli grigi, ma gli UGG comunque sono state le mie scarpe preferite per l'inverno. Invece per quanto riguarda la primavera e l'autunno sono state loro le mie scarpe preferite, queste stile uomo molto carine di pelle opaca che mi piacciono tantissimo con tutti questi decori qua così. Le mie scarpe estive sono state le All Star di tutti i tipi, ma sempre e comunque alte. Queste qua sono ad esempio zebrate color panna, ma ho adorato anche le mie All Star bianche e anche quelle verde fluo. Per quanto riguarda gli accessori, c'è questa borsa di Zara che ho stra iper usato, appena mi è stata regalata, quindi veramente da giugno, dal mio compleanno, l'ho stra iper usata perché mi piace tantissimo, grandissima, e posso portarla anche a tracolla benissimo, mi piace da morire. Gli altri due accessori sono il braccialetto di Tiffany e gli orecchini di Tiffany, li conoscete benissimo perché credo che li abbiate già visti in giro. Comunque sono questi orecchini e questo braccialetto qua, molto molto carini, a forma di cuore con appunto la scritta Tiffany. Per quanto riguarda la skincare, ho la mia crema di Garnier, quella idratante prodigiosa per le pelli miste grasse, che non ho qua perché adesso ho cambiato crema, ma mi è piaciuta per tutto l'anno veramente tantissimo e super consigliata quella verde. Scoperta del secolo è stato questo detergente, appunto gel scrub quotidiano di Nivea, che è veramente fantastico, cioè a me piace tantissimo come scrub perché è abbastanza leggero, però veramente vi lascia la pelle fantastica, e è iper consigliato anche perché si può fare tutti i giorni essendo appunto un gel detergente comunque molto leggero, quindi vi lascia la pelle perfetta tutti i giorni. Passando al viso, vi faccio vedere il Trimbo che io utilizzo praticamente da 4 mesi a questa parte e è super fantastico, e sono questi prodotti qua. Appunto c'è il Double Wear di Estée Lauder che è super super coprente, super super duraturo, veramente non lo togliete se non con uno struccante bifasico. Idem per il Pro Longwear Concealer di MAC che è fantastico, io lo utilizzo tutti i giorni e illumina benissimo e dura tutto il giorno senza andare nelle pieghette, senza andare via, senza essere assorbito dalla pelle, veramente ce l'avete su anche la sera tardissimo. Poi la cipria di Makeup Forever che forse mi deciderò a comprare in versione grande, ma per adesso sono andata avanti a campioncini e mi sono durati veramente, avrò avuto 5-6 campioncini e mi sono durati tutto l'anno. E ultima cosa per il viso, la mia palette Cocoa Contouring di Too Faced, che è stata la rivelazione di quest'anno. Finalmente ho trovato una terra opaca e fredda, non tendente all'aranciato, infatti questa qua è perfetta per me, questa qua media. E io utilizzo, come vedete, i primi due colori, questo è anche scavato ad esempio, per fare appunto contouring e dare luce e ombra al viso. Anche per quanto riguarda gli occhi ho un trio delle meraviglie e sono questi tre prodottini qua. Allora, il mio amatissimo eyeliner di Essence Waterproof, fantastico, ultra consigliato, dura veramente tantissimo, finché non lo struccate lui rimane lì, veramente non si sgretola né niente. Poi ho l'Ultra Juice Curl mascara di Sephora che mi fa delle ciglia wow. Io pensavo che il Miss Manga me le facesse wow, ma questo me le fa ultra mega wow e ultra mega finte, cioè effetto molto finto e siliconico, a me piace tantissimo. E infine la matita automatica di Kiko, la numero 716, che è bellissima perché dura anche questa tutto il giorno, non sbava, poi si può sfumare con questo
gommino qua dietro, quindi sotto è comodissimo veramente ed è bellissimo. Poi è automatica, non bisogna stare lì a temperarla e dura veramente tanto, perché io vabbè ho questa che ho appena ricomprato, ma prima avevo preso quella della versione natalizia che è praticamente quasi simile, però preferisco ancora questa. Però quella della versione natalizia l'ho finita veramente poco tempo fa, quindi mi è durato una decina di mesi, forse 9 mesi, quindi sono fantastiche queste perché durano tantissimo. E passando a una palette invece per gli occhi, ho deciso di mettere la Vice 3, ossia la palette di Urban Decay che è uscita l'anno scorso e che ho preso a Natale, appunto della collezione Vice, che è questa qua, che secondo me è molto molto bella. È una delle Vice più belle che hanno fatto, perché quella di quest'anno non mi piace tantissimo. Mi piace il Pagan perché è fantastico, ma i colori che ci sono dentro non mi piacciono. Questi colori qua per me sono fantastici, sono andati sia l'anno scorso che quest'anno e mi piacciono molto, appunto, molto di più della palette che hanno fatto quest'anno, sono molto molto belli. Questa qua è la mia colonnina preferita. Ora passiamo alle labbra. Per quanto riguarda le labbra, ho un po' di rossetti da farvi vedere, ma prima incomincio dal mio ovetto preferito, che è appunto le ossa alla fragola che ho preso a Parigi a febbraio, e ce n'è ancora un pochino, non ce n'è tantissimo, ma è fantastico questo ovetto. Infatti appena finisco vado da Urban Outfitters a ricomprarmelo a Milano oppure ovunque io sia, comunque lo devo ricomprare. È buonissimo, sa di fragola tantissimo, idrata le labbra tantissimo e cosa posso dire, è fantastico come balsamo labbra. Per quanto riguarda i rossetti nude, ho amato questi due che sono fantastici, che è il Please Me, che è questo rosino qua che quando avevo i capelli un po' più aranciati mi stava molto molto meglio di adesso. Adesso mi sbatto un po' perché è troppo rosa, però quando avevo i capelli arancioni lo mettevo tutti i giorni. Come potete vedere è finito praticamente, cioè io non ho un rossetto MAC così scavato, non ho un rossetto in generale così scavato quasi. E questo qua è bellissimo, matte, rosa, proprio pastello, mi piace da morire. E poi, adesso che ho i capelli un po' più scuri e che comunque mi piacciono di più anche i marroncini, ho trovato questo qua di una vecchia collezione di Pupa, che credo che si chiama Divas Rouge, qualcosa del genere. Ed è questo rossetto marrone qua. Appunto, anche questo ce l'ho da strapoco, ce l'ho da pochi mesi, ma lo sto adorando. Infatti, come potete vedere, è quasi finito pure questo, cioè è a metà quasi. Ed è molto molto bello, un color nocciolina, molto comodo da utilizzare. Questo invece è abbastanza lucido, non troppo lucido, è coprente ma con un leggero luccichio. Un altro colore per l'inverno che ho utilizzato tantissimo è questo qua di Kiko, che è il 914, che è il Simil Rebel di MAC. Appunto, adoro, adoro questo colore borgogna, vinaccia, mi piace tantissimo. E anche questo ha un finish abbastanza lucido, non resta opaco, però è bello coprente. Mentre un altro finish matte, che questo l'ho usato sia l'estate che d'inverno perché non è un colore troppo invernale, ma non è un colore neanche troppo estivo, è un magenta, è questo magenta opaco, bellissimo. Allora in telecamera esce molto più fucsia di com'è realmente, è un proprio color magenta matte di Clinique e si chiama Matte Magenta ed è bellissimo questo colore, me l'ha regalato Camilla l'anno scorso e l'ho utilizzato tantissimo. Questo e il Fleta Fabulous ho utilizzato tantissimo come fucsia, ma questo di più. Ed infine, ultimo rossetto, c'è questo qua della Deborah, della collezione Milano Red Shine, mi sembra, che quest'estate praticamente mi ha fatto impazzire. È il numero 11 ed è questo colore, a parte che è tipo tutto sciolto perché appunto questo è stato fatto caldissimo. Essendo shine così si è sciolto veramente tutto, ma è fantastico. Non è così colorato come lo vedete nella confezione, ma è proprio shine, quindi si vede, non si vede questo violina, questo violetto appunto sulle labbra, molto molto lucido. Mi ha fatto impazzire quest'estate, l'ho utilizzato sempre, in quasi tutti i video utilizzavo questo, quando andavo in giro utilizzavo questo, l'ho amato, adorato tantissimo e non pensavo, perché a me sono sempre piaciuti i rossetti coprenti, ma questo mi ha fatto cambiare idea letteralmente. Poi per quanto riguarda le unghie, ho utilizzato due smalti in particolare. Quando era inverno questo qua di Sephora nero e in estate questo qua color rosa baby di Essie. Per quanto riguarda i capelli c'è un olio fantastico che ho utilizzato tutto l'anno, che sto utilizzando anche adesso, che è questo olio qua di Macadamia ed è fantastico perché non unge troppo ma idrata benissimo i capelli. Se ve ne cade qualche goccia sulla cute non diventate unte dopo un giorno. Ho scoperto anche il mio shampoo per la vita, che no, per adesso comunque è uno shampoo che adoro tantissimo ed è questo qua della Garnier, sempre ultra dolce all'argilla e il cedro.
per i miei capelli che sono molto grassi, soprattutto sulla cute, questo qua me li tiene puliti 3 giorni, cioè io al terzo giorno li ho sporchi, ma non tantissimo. Con gli altri shampoo già al secondo giorno io devo rilavarli, quindi questo qua me li fa durare anche 3 giorni, quindi è fantastico per i miei capelli. Ovviamente avendo le punte un po' più secche utilizzo sulle lunghezze un balsamo un po' più idratante, quindi su questo mi serve per la cute, e per quanto riguarda le lunghezze utilizzo un balsamo, una maschera un po' più idratanti. Ora, passando ai flop del 2015, sono stati 4 prodotti, di cui 2 fondotinta, che sono il Made to Last di Pupa, che mi fa uscire gli sfoghi. Io adoro questo fondotinta perché è praticamente della stessa colorazione della mia pelle, è stracoprente e dura tutto il giorno, ma mi fa uscire gli sfoghi, quindi non posso usarlo se non una volta ogni, ma proprio ogni, perché io lo metto adesso e mi escono gli sfoghi il giorno dopo. Ma è un vero peccato perché se non fosse per quello sarebbe uno dei fondotinta più belli e fighi di tutto, di tutti i tempi, veramente, perché è coprenza, ha la durata, ha lo stesso colore della mia pelle, cioè io distacco collo viso, non ce l'ho. Il mio rimpianto è del 2015 perché era perfetto. Altro fondotinta che boccio è questo qua di Make Up For Ever, che è il Face and Body, che non mi piace per niente perché praticamente la mia pelle lo assorbe subito, quindi non si vede che ho sul fondotinta, ok, l'effetto naturale, ma non ce l'ho proprio su. E a parte la colorazione che non è proprio giusta per la mia pelle, ma no, non mi piace per niente, la consistenza non mi piace, veramente la mia pelle io lo metto su, non c'è, lo metto su con le mani, lo metto su con la spugnetta, l'ho messo su col pennello, niente, niente da fare, infatti l'ho dato a mia mamma e non lo voglio più vedere. Poi altro bocciato appunto è stato questo rossetto qua che vi ho fatto vedere anche nel vecchio video, ed è il rossetto di Ycon ed è la tinta labbra, che mi ha deluso tantissimo perché io pensavo che, appunto, vedendo le altre ragazze che veneravano le tinte labbra di Ycon, eccetera, che duravano tutto il giorno, a me non dura tutto il giorno, due si stende malissimo e si sgretola male, cioè proprio viene via malissimo e dà un fastidio sulle labbra assurdo. Quindi questa tinta qua non mi è piaciuta. E ultimo flop invece è stata una cosa che, visto che mi è piaciuto lo shampoo, ho detto prendiamo anche lo shampoo secco, appunto, della linea Ultra Dolce, sempre con l'estratto di limone, ma fa schifo, veramente non pulisce niente, cioè non vi fa sembrare i capelli un po' più puliti, appunto quello che dovrebbe fare uno shampoo secco, non lo fa, e non mi piace perché, appunto, non ve li fa sembrare puliti, anzi ve li fa sembrare bianchi perché vi lascia tutta la patina bianca, e non mi piace, non mi piace. Quindi i miei top e flop del 2015 sono finiti. Io, come sempre, vi ricordo di andare giù in info box a vedere il video di Fabiana. E mi raccomando, andatela a vedere perché io la amo, quella ragazza è troppo tenera. E comunque vi ricordo anche in info box che ci sono i miei 4 social network: Instagram, Twitter, Su e Snapchat, dove potete cercarmi con Giorgio Makeup oppure direttamente il link in descrizione. Io vi ricordo di commentare con i vostri top e flop del 2015 o anche solo del mese di dicembre, di alcune o di tutte le categorie. Fatemi sapere cosa avete provato, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, che poi io vado come sempre a fare il segugio in giro e a vedere se ci sono cose carine da provare. Mi raccomando, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video ed iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, vi mando un bacione. Ciao!